Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, sono Lorenzo, oggi andrò a fare un confronto che mi avete chiesto in molti fra Nexus 6 e iPhone 6 Plus. Prima di cominciare, come sempre, invito a mettere un bel mi piace al video, condividerlo e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Detto questo, vi dico anche che non voglio dilungarmi più di tanto perché è un confronto che secondo me ha senso fino a un certo punto. Diciamo che è vero che sono due terminali tablet top di gamma, quello che volete, però si parla di due sistemi operativi completamente diverso, e come dico sempre, alla fine la vera scelta da fare è cosa volete usare, quindi o Android, tra l'altro in versione pura, o iOS. iOS è solo in una versione, non c'è personalizzato, quindi andate sul sicuro. Cominciamo comunque a parlare di schede tecniche. Parliamo di display. Per quanto riguarda Nexus 6, abbiamo un 6 pollici Quad HD con 493 pixel per pollice AMOLED con processore Snapdragon 805, quad-core 2.7 GB, GPU Adreno 420, 3 GB di RAM, 32 o 64 di memoria interna non espandibili, e la fotocamera è una 13 megapixel con autofocus flash LED e stabilizzatore, con una fotocamera anteriore da 2 megapixel. Quella, la batteria non è removibile ed è da 3220 mAh. Per quanto riguarda invece l'iPhone, abbiamo un 5.5 pollici Full HD IPS con 401 pixel per pollice, processore un chip A8 di Apple da dual core da 1.4 GHz a 64 bit, 1 GB di RAM, 16, 64 o 128 GB non espandibili, 8 megapixel fotocamera principale e 1.2 megapixel la fotocamera anteriore. Gira video in HD contro il Full HD del Nexus 6, parlo ovviamente della fotocamera anteriore. La batteria non è removibile ed è da 2915 mAh. Bene, come avete visto sono due schede tecniche abbastanza diverse, il Motorola punta molto sulle prestazioni, in quanto abbiamo un processore quad-core da 2.7 GHz, 3 GB di RAM, quindi il triplo rispetto all'iPhone, display più rifinito, fotocamera più risoluta, eccetera. Però poi andiamo a vedere come nell'utilizzo quotidiano le differenze non siano così tante. Cominciamo a parlare della qualità costruttiva, entrambi molto buoni. Il Nexus ha le cornici in alluminio corretto in policarbonato, però la versione blu trattiene un po' di ditate, mentre l'iPhone è completamente in alluminio, quindi da questo punto di vista l'iPhone è un gradino superiore. Per quanto riguarda invece la connettività, devo dire che il Motorola è una spanna superiore, ma non solo l'iPhone, ma un po' in generale, in quanto Motorola ha sempre avuto un'ottima tradizione da questo punto di vista, e qua la mantiene. La qualità in capsula è veramente notevole, anche sull'iPhone non è affatto male, però il volume del Nexus 6 è veramente incredibile. Anche come ricezione, come ho detto prima, leggermente migliore il Nexus, entrambi ovviamente sono LTE e quant'altro. Per quanto riguarda via voce, molto molto potente sia quello dell'iPhone che del Nexus, però preferisco quello del Nexus in quanto comunque abbiamo due casse stereo sulla parte frontale, quindi il suono arriva direttamente alle nostre orecchie, mentre sull'iPhone sono poste nella parte inferiore. Parliamo di fotocamera. Allora, abbiamo un 8 megapixel sull'iPhone contro una 13 megapixel sul Motorola. Anche qua, come dettaglio, forse vince il Motorola, cioè zoomando parecchio si va a sgranare un po' di meno una foto del Nexus rispetto a quella dell'iPhone, però come qualità in generale devo dire che quelle dell'iPhone sono leggermente superiori, come punto di scatto vanno anche leggermente meglio, più preciso l'autofocus, eccetera. Non sto assolutamente dicendo che quella del Nexus sia una cattiva fotocamera, anzi di un buon livello, però quella dell'iPhone è comunque leggermente superiore, pecca solo un po' magari in risoluzione, quindi diciamo mi aspetto dalle prossime generazioni di iPhone almeno una 13 megapixel per stare un po' in media, però comunque penso che manterrà questa qualità di foto. Parliamo invece un po' della qualità dei video. Anche il Nexus fa video in 4K, l'iPhone li fa in Full HD, anche qua vengono molto bene entrambi, e diciamo che sul Nexus lo stabilizzatore funziona bene. Per quanto riguarda le fotocamere anteriori, 2 megapixel sul Nexus, 1.2 sull'iPhone, i selfie sono leggermente migliori sul Nexus, e anche i video, in quanto comunque il Nexus li riprende in Full HD frontalmente contro l'HD dell'iPhone. Parliamo sempre di parte multimediale e parliamo un po' del display. Allora, 5.5 pollici Full HD per l'iPhone contro un 6 pollici Quad HD AMOLED per il Nexus. Quindi più definito, circa 90 pixel per pollice in più sul Nexus, che in realtà non si vedono più di tanto, perché comunque sull'iPhone abbiamo un IPS con matrice RGB, quindi 3 subpixel per ogni pixel, contro un AMOLED con matrice pentile, quindi 2 subpixel per ogni pixel. Quindi comunque stiamo parlando di risoluzioni altissime che impediscono appunto la visione dei pixel, però anche come qualità secondo me quello dell'iPhone è leggermente superiore. Andando molto vicino sul Nexus, infatti vediamo una sorta di leggera granella tra virgolette sui colori a tinta unita, una cosa che in molti neanche noteranno, però io sono abbastanza pignolo e la dico, non adesso non ingigandite quello che ho detto, è comunque un display ottimo, sono entrambi display ottimi, qua un po' meglio come risoluzione, qua un po' meglio come qualità, qua magari un po' meglio l'angolo di visione perché è un AMOLED, quindi l'angolo di visione in generale
sugli AMOLED sono superiori, luminosità meglio su iPhone, quindi pro e contro, però in complesso forse è un po' superiore il display dell'iPhone 6 Plus. Tra l'altro, come ho detto, la luminosità è più alta e i bianchi sono sicuramente migliori. I neri ovviamente sono migliori sul Nexus in quanto un AMOLED, però i bianchi sono migliori sull'iPhone, e sul Nexus con luminosità minima tendono tantissimo al rosa. Qualcuno dice che è voluto per far riposare gli occhi la sera, ci può anche stare perché effettivamente non sforza più di tanto gli occhi, però è un effetto che a me non fa impazzire. Parlando di speaker, devo dire che il Nexus 6 è superiore in quanto abbiamo due speaker stereo frontali contro uno solo posto nella parte inferiore per l'iPhone 6 Plus. Entrambi hanno un volume molto potente, però la qualità è leggermente superiore sul Motorola, e per di più il suono arriva direttamente alle nostre orecchie, quindi quando si guarda un film, si gioca eccetera, abbiamo un'esperienza più coinvolgente. Proseguiamo e parliamo di giochi. Su entrambi i giochi girano benissimo, non sto a farvi vedere dei giochi di test, però posso assicurarvi che i soliti di Asphalt, Trail Racing eccetera girano senza laghi sia su iPhone 6 Plus che sul Motorola senza problemi. Ovviamente hanno due hardware al top. Parlando di browser, anche qua abbiamo Safari contro Chrome. Ovviamente Chrome possiamo installarlo anche su iPhone, però usiamo i due browser stock, e devo dire che anche qua, come al solito, non mi piace molto lo scrolling sull'iPhone perché è un po' lentino, bisogna fare parecchi tap per arrivare alla fine pagina, poi per salire comunque basta fare un doppio tap nella parte alta, però invece su Android in generale basta fare uno scroll, forse al massimo due, si arriva in fondo alla pagina, quindi sicuramente più veloce, magari ci mette un attimo di più col rendering, però si parla di decimi di secondo. Per il resto comunque la fluidità è veramente eccellente su entrambi i dispositivi. Bene ragazzi, siamo in conclusione. Come avete visto, sono andato veloce nel confronto per lasciare più spazio a quelle che sono le mie opinioni che mi chiedete sempre nei commenti. Parliamo di ottimizzazione delle cornici. Da questo punto di vista meglio il Nexus, in quanto nonostante abbia display di mezzo pollice più grande è alto uguale rispetto all'iPhone 6, e anche come larghezza c'è solo mezzo centimetro, che comunque il mouse si fa sentire e tende a far scivolare il device. Anche l'iPhone tende a scivolare, in quanto comunque l'alluminio sul retro è veramente molto liscio, per effetto saponetta. Parlando di sensori, implementazioni per l'utilizzo della mano eccetera, leggermente meglio l'iPhone in quanto abbiamo un tasto con il sensore per impronte digitali che manca sul Nexus, e per di più abbiamo una piccola funzione, ovvero un doppio tap sul display per abbassare le varie linee di iOS 8, funzione che per molti può sembrare inutile, ma in realtà poi nell'utilizzo magari anche in macchina è abbastanza utile. Invece in casa Google si sono fregati, hanno fatto un tablet da 6 pollici e hanno detto vabbè, noi lo lasciamo così, non mettiamo nessuna funzione per i multi Windows eccetera. Questa è una cosa che non mi è piaciuta. Ovviamente entrambi sono distanti anni luce secondo me dal Note 4, che ha un sacco di funzioni appunto per l'utilizzo a mano e per i multi Windows. Comunque non è detto che domani non arriveranno dei aggiornamenti che implementeranno anche qualche funzione. Proseguiamo parlando anche della batteria. 3220 mAh contro 2915 mAh. L'iPhone 6 Plus è il primo terminale Apple che ci porta a sera senza problemi con utilizzo medio intenso. Invece il Nexus non mi ha convinto al 100%. Diciamo che da questa batteria, che è come quella del Note 4, mi aspettavo qualcosa in più, invece si vede che non è ancora ottimizzato al massimo. E sì, si arriva a sera, ma comunque nelle ultime ore della giornata bisogna stare un po' attenti per non far scendere troppo velocemente la batteria. Con Note 4, per intenderci, comunque sono sempre arrivato a sera con il 15% minimo in più di autonomia. Comunque fra i due devo dire che al momento sono veramente molto molto simili, dipende poi da come tenete la luminosità, i dati e quant'altro, però mediamente con lo stesso utilizzo secondo me fate con entrambi a giornata dalle 7 di mattina verso le 11 di sera, ecco, più o meno con utilizzo medio intenso. Con utilizzo molto intenso, quindi giochi e quant'altro, togliete pure due orette di utilizzo su entrambi. Bene, cosa dire, parliamo di prezzo, che come sapete che è quello che mi preme molto, in quanto io punto molto sul rapporto qualità-prezzo. Da questo punto di vista non posso che dire, non posso che eleggere vincitore il Nexus, in quanto comunque di listino costa 250-300€ di meno, perché per il 32GB parliamo di 6,49 e 6,99 per il 64, invece su iPhone parliamo di 8,39, 9,50 e poi si va sui 1050. Quindi comunque tralasciando il 1050 per il 128GB che non c'è sul Nexus, per la versione da 64GB si parla di 250€ di differenza, quindi capite bene che da questo punto di vista io andrei a occhi chiusi sul Nexus. Comunque poi online alla fine i prezzi si abbasseranno pian pianino anche su iPhone, al momento si trovano circa sui 7,50 il 16 e sui 8,50 il 32, il 64, quindi comunque ok, ci sono 200-150€ di differenza rispetto al Nexus, però vabbè, già molto meno rispetto ai 250. Detto questo, comunque arriviamo alla fine, che è sempre quella, dipende tutto da che sistema operativo volete. È da dire che l'utente un po' più esperto che prende il Nexus non andrà mai a prendere un iPhone, in quanto è un amante appunto di Google
in versione stock, mentre chi, anche l'utente un po' più esperto, comunque che ha sempre avuto iOS, raramente magari passerà ad un phablet di un'altra azienda, se non magari il Note per qualche funzione come l'S Pen, eccetera. Qua, quindi, per chi ha sempre avuto un phablet di Apple, ovviamente deve andare su iPhone. Per l'utente invece magari inesperto che entra per la prima volta nel mondo della telefonia mobile oppure degli smartphone, dei phablet eccetera, e si trova a scegliere fra i due dispositivi, non so sinceramente cosa consigliare. Io consiglio sempre in questi casi, se veramente non avete preferenze di sistemi operativi, siete abbastanza inesperti eccetera, di prendere quello che più vi piace. Guardatevi bene le recensioni, guardatevi il design magari se potete dal vivo e fate la vostra scelta, oppure se non volete spendere troppi soldi andate su quello che costa meno, perché comunque parliamo di telefoni a livello top. Infatti, se parliamo di, per chi vuole spendere poco e vuole un phablet buono, posso anche consigliare Huawei Ashton Mate 7, che si trova sui 400€, offre comunque un display bellissimo, ottima qualità costruttiva, eccetera eccetera. Quindi veramente ci sono un sacco di opzioni, non fissiamoci solo sui due top di gamma perché si dice che siano i migliori eccetera, quando in realtà ci sono parecchie opzioni, basta solo sta solo a noi scoprirle, ecco tutto qua. Quindi comunque fra i due non posso dire qual è il migliore, non c'è un telefono migliore, c'è il telefono migliore per il vostro utilizzo, questo lo dico sempre e continuerò a dirlo. Quindi se avete domande particolari sui due device fatemi pure nei commenti, come al solito vi mando ai video confronti che ho già fatto fra Nexus, Note, iPhone eccetera eccetera, e ci vediamo sempre qui su Esperienza Mobile con i prossimi video. Ciao a tutti da Lorenzo.